Pia, ci siamo. La tua terza volta all'Heineken? Sì, tre porta benissimo. Tre porta benissimo, vero? Sì, io sono scaramantica. Come te la senti? Sei pronta? Sono carica, sono contentissima, guarda. Perché dopo che stai 6 mesi chiuso in uno studio a registrare un disco, a me piace parecchio stare in mezzo alla gente a cantare. Questi sono eventi veramente speciali e unici, l'Heineken Jamming Festival. Cioè non ce n'è un altro in giro, quindi è un onore e mi fa piacere di esserci assolutamente. Non è la prima volta che apri i concerti per Vasco, anzi Vasco ti ritiene, anzi ha anche detto che tu sei un genio nello scrivere canzoni. Vuoi raccontarci brevemente quello che è il tuo percorso, visto che è la prima volta che ci conosciamo? Certo, guarda, nel 93 feci Castrocaro, Mino Togga e Gaetano Curreri, che è lo stesso team, mi portò appunto dentro, firmai questo contratto e sono passati 15 anni, quindi 15 anni di gavetta molto lunga e io ho iniziato a fare concerti, ancora non avevo fatto nessun tipo di disco, ho fatto concerti dal vivo, però non facevo cover, cantavo sempre delle mie canzoni, quindi pezzi che poi ho dato a altri, me li cantavo io nelle mie esibizioni, quindi l'ho visti crescere, l'ho visti trasformarsi da lì, che poi quando me li ricanto ora che sono un pochino più conosciuti, fa un effetto. La gente canta la gente con te. Canta che ti voglio bene, ma è un'abitudine restare insieme, se non ti ammazzo ammazzami tu, oh no.